deciso comunque di permettere che il concerto avesse luogo per tante ragioni. Per quanto mi riguarda, siccome sono un appassionato di storia, sono ulteriormente documentato come in altri secoli il periodo del carnevale fosse l'ideale per prendere in giro la morte. Anche se quello che è accaduto pochi giorni fa c'è veramente è stata per noi tutti come una bastonata. Quindi questo da concerto in carnevale si è trasformato in concerto per Anna. Questo è un concerto per la nostra Anna. Per 3 anni coro di voci bianche, e dall'anno scorso entrato in conservatorio, flauto e poi nei pollicini di Jung. Vedo la sala non completamente piena, che sicuramente ha fatto la sua parte la psicosi del coronavirus, non sapendo che poi alla fine il famoso paziente 1 in Italia ha preso il virus al ristorante. Questo fa un po' ridere, permettetemi. C'è un po' di psicosi. Detto questo, cercheremo di fare in modo che questo concerto comprenda questi due eventi così paradossali, una giovane vita spezzata, per me è un evento paradossale anche per come si è consumata la triste vicenda, e una psicosi che neanche al tempo della peste, secondo me, c'era. Detto questo, è assolutamente comprensibile la necessità di prudenza, non vedo mascherine. Ci sono dei nostri allievi cinesi in conservatorio che sentono l'esigenza di fare lezione di canto con la mascherina, e anche questo è un po', permettetemi, per rendere più leggera la situazione così un po' pesante. Affronteremo a modo nostro anche questa situazione difficile e paradossale, e anche un po' singolare, devo dire. Non abbiamo mai vissuto situazioni simili nel nostro passato. E augurandovi a tutti voi, magari non sarà un felice, ma un leggero concerto di carnevale aperto a parentesi, un concerto per Anna. Le persone che tossiscono potrebbero anche perdonatemi, adesso passo subito la parola al presidente dell'associazione dei pollicini, il professor Claudio Piron. Ho cercato di alleggerire un po' la situazione ai ragazzi, come sempre stupiteci. Adesso passo la parola al vostro presidente. Tanto un grazie al conservatorio, al direttore e a tutte le persone che ci accolgono sempre come orchestra di pollicini, e siamo parte integrante del loro programma, e questo ci fa un grandissimo onore e ci riempie anche di soddisfazione. Spero riempie anche la città di questa soddisfazione. Questa orchestra è sicuramente un'eccellenza che a volte forse non ricordiamo di avere tra le mani. Noi ci preoccupiamo con il direttivo e con i genitori e i maestri di avere questa consapevolezza e mantenere alto questo impegno. Il secondo messaggio è a tutti voi che siete presenti, un grazie davvero di cuore, perché questa è una giornata difficile, molto difficile per noi, per i ragazzi e soprattutto per una famiglia che abbiamo nel nostro cuore. E quindi abbiamo ritenuto opportuno con il direttore e con i maestri fare questo concerto. L'abbiamo spogliato delle cose più carnevalesche, delle battute, degli sketch, delle cose anche belle che avevamo pensato, che i ragazzi avevano costruito, ma non abbiamo voluto rinunciare alle note, la musica nuda, le loro mani, il loro fiato, i loro strumenti con Anna. Questo è quello che vogliamo dare oggi.
di più non riusciremo, però è tutto noi. Ecco. Aiutateci. Che vedrete, questa associazione che sarà con noi stasera e arricchirà questa serata, e grazie davvero a tutti voi che volete condividere con noi questo sentimento forte, e un grande abbraccio ai genitori, al fratello, alla famiglia e a tutti i familiari della nostra Anna. Buona serata. Thank you.
Thank you.
Thank you.